mi sembra evidente che i migranti, quelli regolari che lavorano, contribuiscono e come al nostro sistema pensionistico, esattamente come lavoratori in regola italiani. Quindi riconoscere un contributo ai migranti regolari, quelli che lavorano nelle casse dell'INPS, è fuori da ogni dubbio, è assolutamente la realtà. Come anche la realtà che spesso noi abbiamo bisogno di lavoratori e lavoratrici migranti per tutta una serie di lavori dove c'è poca disponibilità da parte degli italiani e delle italiane, ma non solo, affidiamo spesso a migranti, in molti casi donne, un lavoro molto delicato come quello di badanti e quindi, come dire, gli affidiamo anche la cura della famiglia e dei nostri anziani. Polemizzare su questo tema mi sembra assolutamente inutile e nemmeno corretto. Quindi usciamo dalle polemiche, non abbiamo bisogno di un paese che continuamente sta nella polemica. Affrontiamo invece i veri problemi degli italiani e delle italiane, quindi il lavoro, un sistema sociale di garanzia per le persone, in modo particolare quando sono anziane, quando sono sole, il bisogno di salute nel nostro paese, il bisogno di sicurezza sul lavoro in un paese dove ogni giorno un lavoratore muore per il lavoro, alle volte anche più di uno. Queste sono le questioni da affrontare: crescita, sviluppo, lavoro e ovviamente copertura e sicurezza sociale per le persone. Noi abbiamo già iniziato la scorsa legislatura col presidente Gentiloni a porre correttivi forti sulla Fornero, garantendo la flessibilità di uscita a 63 anni a 15 categorie di lavoratori e di lavoratrici particolarmente svantaggiate. Sempre in quell'accordo noi abbiamo definito la costituzione di due commissioni istituzionali, quella per separare la previdenza dall'assistenza e quella per verificare la vera aspettativa di vita lavoro per lavoro. Quindi bisogna andare avanti in questo modo e aprire anche qua sulle pensioni un dialogo sociale vero, fermo, uscendo dal momento elettorale e andando invece al momento della proposta e della concretezza. Quota 100, bene, quota 100 è un argomento che è sul tavolo. Noi ovviamente diciamo che 64 anni sono troppi, già l'APE sociale aveva portato a 63, accompagnato dai 41 anni, può essere un meccanismo da valutare. Rimangono però aperti alcuni problemi che abbiamo denunciato prima e li denunciamo oggi. Ad esempio la pensione di garanzia per i giovani. Come per le giovani generazioni, noi costruiamo un futuro pensionistico dignitoso. Avevamo individuato nella costruzione della pensione di garanzia uno strumento valido, vediamo se ancora attuale questo tipo di soluzione attraverso un confronto vero. Un'assemblea molto bella, molto molto partecipata. E dare servizi alle persone, agli iscritti, alle iscritte, ma anche a tutti i cittadini e tutte le cittadine, per noi è un ruolo importantissimo. Stiamo vicino alle persone in momenti particolarmente delicati della loro vita, quando hanno bisogni reali, e li accompagniamo nella soluzione dei loro bisogni.